costrizione. Che dobbiamo andare a giocare largo come ha già fatto con Pecchia in questa stagione. Centralmente, ottima copertura parte di Palmiero, che poi però se la fa rubare Gaetano Balzania, Fabbro alle spalle, calcio di punizione per la Cremonese. Fiordaliso, Gaetano, stesa da Palmiero, calcio di punizione. Con aiuto serve Gaetano al limite, prova ancora a nasconderla bene, riesce ad aprire poi per Baez. Benzetti chiede l'1-2, Ciofani chiuso, doppio triangolo, ma Ciofani non la capisce. Poi Gaetano se la va a riprendere, c'è largo, buon aiuto. Gaetano apre per il 10, cross sul secondo palo, troppo lungo, anche per Baez. Uomini Dionisi al 18 di questo secondo tempo, adesso 19. Soluzione Valeri, ma si va da Castagnetti, Bartolomei. Giocata di prima, Gaetano toccato, punizione per la Cremonese, fallo rinviato dal Pordenone. Allora Gaetano, attaccato da Mallamo, sbandiera questa volta Nuzzi, calcio di dentro. Allora Ciofani, o meglio dentro, dunque Ceravolo con Colombo che si è messo a fare la punta, Ceravolo largo a sinistra, subito di tacchio, ributtarla su, ha trovato però la chiusura di Bianchetti. Gaetano porta lui il pallone, disturbato da Schiavone, calcio di punizione con la Cremonese. Gioca sullo strettissimo la squadra di Pecchia, dimostrando grandissima qualità in palleggio e venendo via alla grande la situazione chiusa. Cerca di arrivarci Strizzolo, raccoglie Gaetano, uno contro uno, tiene palla Gaetano, rimontato alle spalle fallosamente da Van de Putte. Busellato, rimontato da Gaetano, poi Valsania, anticipo secco su Macin, strappa da solo, palla al piede con Strizzolo che deve andare a giocare largo come ha già fatto con Pecchia in questa stagione. Oppure Scaglia, Barberis attaccato da Gaetano che gli sporca il pallone, ora buon aiuto di nuovo per Gaetano. Scaglia esce forte su di lui, Udone, ottimo recupero, poi i tiri Tiello e alla fine Sciaudone controlla. L'ultimo tocco è del numero 16. Iamello riesce a giocare indietro il pallone per Capuano, poi Maiello disturbato resiste con Gaetano che va in pressione. Cremonese può soltanto rilanciare, cerca di correre Bartolomei. Scrub invitato a rialzarsi, occhio che c'è la ripartenza dei grigiorossi, ottimo per Daniel Ciofani, non riesce a far correre Baez, poi Gaetano contatto al limite dell'area, calcio di punizione fuori dall'area di rigore, dice è meraviglia, ma se Fiordaliso, Gaetano, stesa da Palmiero, calcio di punizione, chiede scusa Valeri per Gaetano. Sampirisi in maniera un po' sporca commette anche fallo il terzino del Monza, calcio di punizione per la Cremonese. Mossa coraggiosissima da parte di Domizzi che gioca praticamente con un 3-3-4 che sono tre difensori, tre centrocampisti di cui uno mal recupero palla nella metà campo del Cosenza, ha chiesto però di regolare appunto l'intensità a metà, quasi simulando la rotellina del volume, no? Perché poi si è accorto che il Cosenza ama aspettare e ripartire strategia. Ricomincia da dietro la Cremonese, contatto qui Coppolaro, Gaetano ha preso un colpo al polpaccio, Gaetano riesce a passare su Costa, poi con la suola, grande giocata, Gaetano subisce fallo, si prende il calcio di punizione, grande protagonista. La chiusura di Bianchetti,
Gaetano porta lui il pallone, disturbato da Schiavone, calcio di punizione con la Cremonese che vorrebbe battere subito Zortea. Rimessa lunga, la testa ad allontanare dalla Salernitana, poi c'è il fallo di Andrea Anderson da una posizione estremamente pericolosa. Rigione. Sporca il pallone Gaetano, Renzetti centralmente, Garritano, pressing alto di Valza. Richiamato un giocatore della Cremonese. Si trattava di Gaetano, Gustafsson, eccolo Gaetano all'ingresso in area, uno contro uno. Chiede l'1-2, a Ciofani chiuso, doppio triangolo, ma Ciofani non la capisce, poi Gaetano se la va a riprendere, c'è largo, buon aiuto. Gaetano apre per il 10, cross sul secondo palo, troppo lungo, anche per Bais, deve stare dietro Ricci. Valeri, uno contro uno potenziale, va al cross forte la sotterra, Scaglia mette il piede, poi Gaetano, Gustafsson, apertura per Valeri, strizzole Ciofani in aria, braccio, non c'è calcio di rigore. Valsania, Gaetano, Zambarini che è al terzo prestito con il Pordenone, con le mani Falasco, Zambarini, Falasco, Gaetano la mette in fallo laterale, vicino Bartolomei, Gaetano di prima, chiusa quella strada, passa Gaetano, sguardo Valutoli, Perisan, Barison, riesce a sporcargli il rinvio Gaetano, palla in fallo laterale davanti alla panchina, Mallamo, Misuraca, Mallamo ancora, vuole il cross, opposizione di Gaetano, calcio d'angolo, spinge ora il Pordenone alla ricerca del 2-2. Bartolomei, di nuovo per lo scatto lungo di Baez. Gaetano resiste a una carica. Bartolomei. E nel frattempo chiedeva ora a Cataballi di farsi consegnare un altro pallone proprio per impedire un'eventuale rimessa veloce. Ha presi tre proprio nel giorno dell'ultima sconfitta esterna, quella del 30 gennaio contro l'Empoli, partita persa 3-1. Ma tutto mancino, scappa anche sul destro, traversone ribattuto da Carnesecchi che però non blocca, palla a terra, Bisoli sul punto di uscita, accorcia su di lui Gaetano, rimessa laterale per il Brescia. È una partita in cui valgono anche provocazioni di ogni tipo, ma è chiaro che il Brescia in questo momento, tra la decisione del calcio di rigore che abbiamo rivisto, conto è l'area di rigore, prova lo spunto, è buono anche il cross, la palla è passata, controllo di Cocca che la rimette dentro l'area di rigore, non c'è nessuno pronto a replicare definitivamente in porta. Trizzate Renzetti, cercato Rigione, controlla, la rimette dentro, attacca il secondo palo Fabbro, costretto a intervenire Gaetano, qui un po' lenta la difesa della Cremonese a reagire, il problema rimane. Corsi può sfuggire a destra, il cross con Carnesecchi che ci mette le mani, palla che rimbalza e va via. Parlavamo di quella zolla d'erba, strepitoso nel riflesso, nell'esplosività di Carnesecchi. Dall'altra parte Tremolada allontana Gaetano, a un passo dal pareggio il Cosenza. Taglia sul secondo palo per la sponda di Padella che mette in mezzo. Gaetano non è certo alto ma ugualmente riesce a proteggere i 16 metri. Fa l'esterno basso a sinistra, ma non è uno che si mette paura a fare 100 metri di campo. Palla al piede, Sueva recupera pallone, lo tocca Gaetano.